Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio dove parliamo di una serie TV, un drama insomma asiatico che poi è sempre coreano. Oggi vi presentiamo Hellbound. Questa è una serie che è uscita nel 2021, quindi abbastanza recente. È una serie abbastanza corta, sono 6 episodi di nemmeno un'ora ciascuno, una cinquantina di minuti ciascuno. Ed è una serie, diversamente da quelle che abbiamo presentato fino ad ora, questa è una serie un po' sull'horror fantascientifico, presenta una specie di futuro distopico. Cosa succede? Ora, vediamo se si vedono. In Corea, cominciano a, in Corea del Sud, chiaramente, cominciano a manifestarsi degli strani fenomeni, ovvero. Ci sono delle persone che ricevono una specie, lo chiamano angelo, una specie di annuncio, in cui gli viene detto quando moriranno, tipo tizio, tra 3 giorni alle 8 di sera andrai brucerai tra le fiamme dell'inferno. In quel momento, questo è proprio l'inizio, prende il primo episodio dove si vede. Quello che succede, questo è un signore che ha ricevuto questo annuncio. Addirittura lui si è messo un timer sul cellulare, tra quanto morirà. Ah no, quella non è un timer, è l'ora. E a un certo punto appaiono, si comincia a sentire. Vediamo se si. Ecco, si comincia a sentire uno bello scoppio. Ora spengo perché se no poi Netflix, se no YouTube ci oscura tutto perché si è violato il codice, insomma. Arrivano questi mostri, eccoli qua, sembrano mostri fatti di fumo, sono tre mostroni enormi. Che cosa fanno questi? Vanno diretti dal dannato, diciamo. Prima lo sbatacchiano un po', insomma, lo torturano abbastanza, è abbastanza crudo come visione, e lui non riesce a scappare in nessun modo. Poi a un certo punto ora, chiaramente questo è il primo sketch che devo far vedere per bene, questi mostroni non gli importa nulla di far male a quell'altra gente. A un certo punto cosa fanno? Dopo che l'hanno un po' sbatacchiato, lo carbonizzano, no? Ora tra un pochino si vede, lo carbonizzano, lo mandano praticamente nelle fiamme dell'inferno e lui, e cosa resta? Resta soltanto il cadavere carbonizzato, cioè un cadavere carbonizzato. Ma di cosa parla veramente questa serie? Parla di questi mostroni? Parla. Di come sconfiggerli? Assolutamente no, infatti non è una serie molto convenzionale. Questa serie parla di come reagisce la società a questa cosa, cioè questa dannazione, questo avvenimento soprannaturale. Rimane molto sullo sfondo, cioè è l'oggetto, diciamo, della serie, ma rimane sullo sfondo perché quello che veramente di cui veramente parla la serie è di una nuova religione che si chiama La Nuova Verità. La Nuova Verità è circa 10 anni da questo episodio, insomma, da questi episodi che pubblica video in cui non solo in Corea del Sud, ma anche in altre parti del mondo, sono stati avvistati, diciamo, questi fenomeni. E finalmente, quando questa cosa, finalmente dal loro punto di vista, arriva in Corea, hanno la possibilità di, come dire, si appropriano, diciamo, del fenomeno per la loro dottrina. Ecco, ora questo è quando lo bruciano nelle fiamme dell'inferno e quello che poi rimane è un grumo, diciamo, niente, bruciacchiato, e loro poi se ne vanno. E diciamo all'inizio,
Nessuno sa perché vengano, anche la polizia comincia a mettersi sulle tracce, pensano che siano omicidi normali. Invece la nuova verità dà una spiegazione. La nuova verità dice che è il volere di Dio, che in pratica condanna all'inferno i peccatori. Cioè, secondo la nuova verità, queste persone che vengono mandate all'inferno, che bruceranno le fiamme dell'inferno, che vengono condannate, sono persone che hanno fatto qualcosa. E in pratica cosa succede? Riescono ad avere l'esclusiva, diciamo, da una persona pagando un sacco di soldi che ha ricevuto l'annuncio, riescono a riprenderla, così e mandarla in onda, e in pratica tutta la Corea a quel punto li osanna come se fossero davvero i portatori della verità. Il loro obiettivo è forgiare una nuova società in cui le persone, avendo paura di finire in questo modo, rigano dritto e quindi non commettano peccati, peccati che possano essere qualunque cosa, cioè addirittura cioè anche cose proprio a giocato d'azzardo, insomma, anche cose così. In più la nuova verità ha un braccio armato che si chiama la punta di freccia, che forse si vedrà. In realtà ufficialmente se ne discosta, ma sono molto legati. La punta di freccia sono quelli che aizzano il web per andare a cercare questi peccatori, per fare giustizia, per farsi giustizia da soli. In pratica perché il tutto, diciamo, fiorisce su una base di malcontento della società nei confronti dello Stato, in pratica, della polizia che dovrebbe proteggerli, della giustizia che dovrebbe tenere, diciamo, in carcere. Sono un po' cose che spesso si sente anche da noi, sono ragionamenti un po' qualunquisti che però magari fanno, diciamo, smuovono la pancia alle persone, come questo ispettore, insomma, di polizia, che la cui moglie è stata uccisa da un uomo che dopo 5 o 6 anni era già uscito di prigione perché per tutti i vari cavilli burocratici della giustizia che abbiamo anche noi in Italia. E quindi tanta gente dice: ma come è possibile? No, allora è intervenuto Dio perché le leggi degli uomini non funzionano, no? Non possono funzionare. E quindi, diciamo, questa serie parla di questo in realtà, perché non viene mai affrontato il vero motivo per cui ci sono questi esseri e come fare in qualche modo a sconfiggerli. Anzi, in realtà non si esplora neanche il collegamento che ci può essere con altri paesi del mondo, perché ci fanno vedere da subito che questi fenomeni ci sono anche da altre parti del mondo, però si parla soltanto della Corea, e anche questa nuova religione, questa nuova verità, si parla soltanto della Corea, non ci sa, diciamo, una visione internazionale. E poi un'altra particolarità di questa serie, che come si è detto è abbastanza corta, perché sono 6 episodi, un po' come Squid Game, che è divisa in due parti. Cioè, la prima parte, i primi 3 episodi sono questi in cui c'è questa, diciamo, questo avvento di questa cosa, di questo evento soprannaturale in Corea, e la presa di coscienza dei coreani, e quindi, diciamo, la salita alla ribalta di questa nuova religione che diventa, a cui tutti, insomma, quasi immediatamente come dire, insomma, si votano, ecco, mi viene la parola. Poi ci sono gli altri 3 episodi, quelli, la seconda parte, in cui in pratica sono già passati 4 anni, e quindi la nuova verità si è affermata a tal punto da controllare sia le emittenti televisive, sia la polizia, la giustizia, cioè questi organi, diciamo, di democrazia ci sono sempre, ma in pratica sono, come dire, infiltrati, sono messi quasi al servizio di questa nuova verità. Nuova verità che continua a cercare i peccatori, continua
a far sì che la gente creda che la spiegazione di questo fenomeno sia davvero il fatto che Dio vada a punire i peccatori. Quello che si sospetta già dall'inizio, e poi diventerà una cosa sempre più tangibile, è che in realtà non è così, cioè in realtà questo fenomeno non ha una spiegazione, e le persone, diciamo, bruciate nelle fiamme dell'inferno non sono veramente, non succede perché hanno peccato, non si sa perché succedono, e quindi in realtà tutto quello su cui è fondata questa nuova religione è falso. E quindi, diciamo, questa seconda parte è un po', riguarda un po' lo smascheramento di questa nuova verità. Però rimangono sul finale tantissimi interrogativi, anche perché il finale, tutti gli episodi sono molto toccanti, smuovono qualcosa emozionalmente, anche se è una serie TV, appunto, più sull'horror, più sul crudo, insomma, però tutti gli episodi smuovono qualcosa. L'ultimo episodio è particolarmente carico di nuovi misteri, tant'è che uno si aspetterebbe la seconda stagione, che ora non so se la faranno davvero, probabilmente sì, perché sembra, appunto, le serie TV coreane di solito si fermano a una stagione sola, però dopo il successo di Squid Game, qui faranno Squid Game 2, probabilmente anche il Bound avrà una continuazione, vedremo, probabilmente dipenderà anche dal successo che ha, o forse voi, se siete più informati, fatemi sapere. E niente, che dire, io l'ho apprezzata molto questa serie televisiva. Una cosa importante che non ho detto, dovevo dirla fin da subito, è che è doppiata in italiano, quindi sebbene io apprezzi diciamo, vedere le serie coreane in lingua originale con i sottotitoli, perché non è così stancante come si crede, e in più si può apprezzare, diciamo, un prodotto, diciamo, come è nato, in originale, diciamo, e poi piano piano si comincia a fare anche l'orecchio a certe espressioni coreane che sono molto simpatiche, proprio a suono, dico. Però, diciamo, il doppiaggio in italiano fa sì che sia molto meno stancante, sicuramente, no? Uno non deve sempre stare lì a guardare il sottotitolo. E quindi, ecco, questo è una caratteristica che può far sì che questa serie può essere più fruibile, insomma, da tutti. Tra l'altro, penso ci sia tranquillamente la possibilità di vederla in coreano con i sottotitoli in italiano su Netflix. E un'altra cosa da dire è che tra la prima parte e la seconda parte i personaggi cambiano quasi tutti, cioè ce n'è uno o due che rimangono dalla prima parte, ma per il resto sono tutti diversi, quindi se c'eravamo un po' affezionati ai personaggi, non è una serie TV, non dico è come Black Mirror, ma una specie, Black Mirror ogni episodio è diverso, qui no, però effettivamente tra la prima e la seconda parte cambia proprio tutto. Detto questo, come dicevo, lui è il fondatore della nuova verità, che fa vedere forse in Thailandia o da qualche altra parte come ci fossero già questi fenomeni. Detto questo, io spero che una seconda stagione ci sarà, e spero che anche a voi piaccia Hellbound, e fatemi sapere nei commenti. Alla prossima!